Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie. Oggi siamo qui con Blank Dream e vi assicuro che io ho adorato questo gioco. Non ci ho mai giocato di persona, ma ho visto dei gameplay e vi giuro, raga, è bellissimo. Ci sono un paio di cose che volevo dirvi prima di iniziare col gioco, ovvero il primo è collegato insomma al gioco stesso ed è che è molto forte, ci sono delle tematiche molto molto forti. Diciamo che non ha uno stile per bambini, se così si vuol dire. E anche se insomma è sempre un RPG e roba varia, le tematiche sono veramente molto delicate. E credo che ci sia il content warning, però non sono sicura, quindi vi dico che tutte le cose più brutte che potete immaginare sono in questo gioco. Quindi se siete sensibili a queste cose, chiudete il video, non voglio che vi traumatizzate. Seconda cosa, volevo chiedervi se come prossima serie preferite che riporti Ib, perché se lo sapete, cioè se siete qui da molto molto tempo, sapete che Ib l'ho già portato, è tipo la prima serie che ho fatto sul canale, la seconda se non contiamo Book of Shadows, e volevo riportarlo perché insomma adesso c'è uno stile diverso di fare i video, sono meno insicura che so giocare, credo almeno un po' di più. Oltretutto la qualità del video era un po' di cacca prima, perché non avevo gli strumenti giusti, neanche un microfono decente. Oppure preferite che porti Mad Father? Vi lascio un sondaggio qui sopra e ditemelo voi, io vado per maggioranza, ditemi voi cosa preferite. Allora, adesso iniziamo il gioco vero e proprio, perché ho fatto due minuti. Allora, nuovo gioco. Ripensandoci, è stata una vita noiosa. Non direi che era completamente priva di divertimenti, ma se qualcuno mi chiedesse se io la volessi vivere di nuovo, uguale, assolutamente rifiuterei, senza un dubbio. Infatti, se devo dirlo, l'ho iniziato ad odiare del tutto. Vorrei che la mia vita non fosse mai esistita, più o meno. E così io, Michiru Sui, non ho mai avuto un 17° compleanno e mi sono buttata in questo lago. Infatti la prima tematica molto forte è il suicidio. Quindi se non avete chiuso questo video prima e siete sensibili a queste cose, chiudetelo ora, io vi ho avvertito. E le grafiche, raga, sono bellissime, cioè io adoro la protagonista, è bellissima, i disegni proprio sono una cosa assurda, cioè adoro, ok? Io questo gioco lo amo con tutto il mio cuore. Cos'è questo posto? Io ero appena la ragazza riprese conoscenza, realizzò che non si ricordava chi era. Ok, questi credo siano i punti di salvataggio, questa cosa mi rende molto triste perché non ho i punti di salvataggio miei soliti, che apro il menu e posso salvare. Vabbè, dai, non fa niente su. Lo specchio non mostra alcun riflesso. Ok. Oh, ragazzi, sto gioco non mi ricordo neanche se ci sono i jumpscare. Oggetti. Abbiamo un cavolo proprio. Che devo fare? Anche non mi ricordo. Bloccata proprio così all'inizio, vabbè. Allora, proviamo ad andare allo specchio. Ah, la ragazza si vede nello specchio. Parlaci. Ciao me. Io sono te e tu sei me. È uno specchio, è ovvio, vero? Oh, ho perso i miei ricordi, giusto? Non ti preoccupare, me. So come riprendermeli. Ora, guarda negli occhi del tuo riflesso, ok? Questo gioco, raga, è troppo bello, io lo amo. Un posto familiare apparve davanti agli occhi della ragazza. Un comò familiare. Ah, la ragazza sente che questo orsetto è molto importante per lei, ok. Ok. Una cartella. Kikunomiya Academy, class 1-2, Michiru Usui. Ok, quindi è il suo zaino, diciamo. Un computer familiare.
Possiamo uscire, per favore? Non si apre. Qua è pieno di accessori. Qua ci sono vestiti neri. Ok, adesso dobbiamo trovare qualcosa. Ok, sì, infatti. Abbiamo preso un coltello. Qua bisogna analizzare le cose più di una volta per trovare... ok. E adesso con questo coltello... Sì, per forza, per uscire da questa cosa e per andare avanti ci dobbiamo accoltellare con il coltello. E la ragazza spinge il coltello dentro la sua gola. La ragazza rinviene, è di nuovo di fronte allo specchio. Sente ancora una sua sensazione nelle sue mani, ma non c'è traccia di ferita da coltello. Bentornata. Come ti sei sentita ad ucciderti nello specchio? Cos'è quello sguardo? Hai un problema? Avanti, ti ho insegnato come riprenderti i tuoi ricordi. Michiro Sui, 16 anni, mi sono annegata dentro il lago. Vedi, solamente parzialmente, ma ti sei ricordata. Ti sei ricordata il tuo nome e come sei morta. Cerca gli specchi in questo mondo e poi rompili. In tutto questo mondo ci sono degli specchi col tuo riflesso. Riflettono i tuoi ricordi. E vedi come li rompi. Ti devi semplicemente finire, diciamo, ti devi uccidere dentro lo specchio. Rompere gli specchi. Riavrai i tuoi ricordi e allo stesso tempo esaudirai il tuo desiderio. Una volta che avrai rotto tutti gli specchi, li avrai tutti. E avrai, diciamo, tutto indietro, avrai tutti i tuoi ricordi indietro e poi realizzare il tuo desiderio. È il modo in cui funziona il mio desiderio. Hai capito? Non guardare e basta, devi romperli. È quello che c'è bisogno, è quello di cui c'è bisogno per esaudire il tuo desiderio. Perché? Ricordati da scuola quella parte e ora trova gli specchi. Ok. Non mi ricordo perché sono arrivata a fare quello che ho fatto, ma mi ricordo che avevo quel desiderio forte. Che la mia vita non esistesse. Non fosse mai esistita, più che altro. Grammatica Gaia. Proprio come Michiro riprese un pezzo dei suoi ricordi, si sentiva come se avesse perso qualcosa di importante. Ok. È molto bello, raga, io adoro questo gioco. Ah, questa è la waifu, mi sa. Cos'è questo? Sì, è la waifu lei. Ok. Sei nuova qui, forse? Che momento che ho scelto per essere qui? Chi sei tu? Oh, mi dispiace. Sono qua tutta emozionata. Sei appena arrivata in questo mondo, giusto? Quindi suppongo che tu sia confusa. Io sono Yuzu. Sono sicura che non ti riesci a ricordare il tuo nome. Ma non ti preoccupare, sono tutti in quel modo all'inizio. Io sono Michiro. Oh, è molto gentile da... Aspetta, conosci il tuo nome? È strano. Io ci ho messo molto per ricordare il mio nome. No, non gli diciamo che ci sono in portete, diciamo dove... cos'è questo posto. Questo è il mondo degli specchi. Sembra che sia un mondo dove le anime con dei desideri forti siano. Penso che sia uno di quei posti tra la vita e l'aldilà, forse. Mi sono trovata qui a caso un giorno, quindi non posso dirti nulla di concreto. Delle anime con dei desideri forti? Ma la cosa strana è che mentre io mi ricordo di essere morta con un desiderio forte, non mi ricordo quel desiderio. E tu ne hai idea, Michiro? Mi ricordo il mio desiderio?
Ti ricordi il tuo desiderio? E sai come realizzarlo? Aspettami, Shiro. Sei veramente fortunata. Il mondo non è giusto, neanche durante la morte. Beh, comunque, se vuoi andare in giro, stai attenta agli spiriti cattivi che vanno qui, che stanno qui intorno, perché sono gelosi di un'anima che può realizzare il suo desiderio, senza dubbio. Ok, allora io adoro Yuzu, quindi non siamo mai scortesi con lei. Quando mi sono ricordata il mio nome, ho visto uno specchio. Ma è successo tanto tempo fa e non mi ricordo troppo bene. Ma sono sicura che quegli specchi siano importanti in questo mondo. È per questo che si chiama il mondo degli specchi. Ok, fantastico. Yuzu, sei fantastica. Ti amo. Allora, vediamo se riesco a... Ok, allora, come mi ricordavo, ci sono varie porte qui. E bisogna andare con ordine per aprirle, però adesso vi devo dire la verità, non so qual è. Ok, forse questa è la prima. No, bronzo. Riame della bellezza. Sì, riame della bellezza. Sì, ci sono vari riami. Ah, ecco, questo è il primo, ok. Oddio, raga, che inquietante. Aspettate. No, raga, mi si inculano qua, ne sa, eh? Sì, c'era nel jumpscare. Ok. Riame del verde. Il tuo incontro deve essere un raggio di speranza. Ok. Raga, qua mi si inculano. Io me lo ricordo benissimo adesso. Ok. No, 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 raga, fa paurissima questa cosa. No, no, io mi levo le cuffie, scusatemi, ma non ce la posso fare. Posso salvare? Vediamo. Ah no, questo posto è bruttissimo. Certe cose me le ricordo, raga. Cioè, tipo se vado così, no? Proprio, come si dice? Se vado dentro le stanze e vedo qualcosa, mi ricordo tipo robe. Però, cioè, boh, non lo so, raga. So solo che fa paura sto gioco. Ah, che cosa brutta, che cosa brutta. No. Già non c'ho più voglia di fare questo gioco. No, vabbè, sto scherzando, adoro sto gioco. Ah, ok, c'è un albero morto. Mi sa che questa non, appunto, non sa tagliare. Però, ok, forse mi ricordo. Forse mi ricordo, forse. Allora, abbiamo preso l'ascia finta, no? Allora, qua ci sono delle asce vere. Se ne prendo una e poi la sostituisco con l'ascia decorativa, non mi si dovrebbe inculare nessuno. Spero. Oddio, ok, forse ce l'ho fatta. Risolviamo. Mannaggia, raga, io adoro questo gioco, ma lo odio. Proviamo a... No, è troppo grande. Invece questo credo che si possa tagliare. No, non col coltello magari. Con l'ascia. Vediamo. Ce l'ho fatta? Sì. Ho preso della legna da ardere. E l'ascia si è rotta. Quindi è inutile ora. Che cazzo, no. Raga, no, no, no. Fa paura sta cosa, fa paura, fa paura, fa paura, fa paura. Risalvo qua. Risalvo qua. Se ci metto così, ok, niente. Vediamo se riesco ad andare dall'altra parte senza che mi si incolla nessuno. Ah sì, la guardia è uno stupido che giudica solamente dai numeri e non riesce nemmeno a distinguere le cose reali da quelle false. Sì, questo era praticamente per risolvere l'indovinello, diciamo, dell'ascia. Però io lo sapevo già, quindi ringraziatemi. Ok, questo è ancora chiuso. Vediamo cosa devo fare allora. Ok, allora qua ancora non si può passare. Ok, perfetto. Qua? No, va bene.
Forse mo... Ah, c'è una porta qua. Cavolo, è vero. Dai, facciamoci il coraggio e andiamo qua. C'è un orsetto che ti fissa con gli occhi rotondi. Carino. Direi che è carino. Piuttosto impressione quel coso. Cioè, io adoro i Teddy, ragazzi, però qualcosa si mette inquietante. Il caminetto illumina la stanza. Ah, posso prendere la lanterna? Bene, ho preso una lanterna. Ah, non posso salvare ora, vero? Che cazzo? No, no, no. Oddio. Oddio, oddio. Oddio, 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 raga, no, 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 no. È inquietante questa cosa. Voglio uscire, voglio andare. No, voglio uscire, voglio uscire, voglio uscire, voglio uscire. Oh, grazie, Gesù. Mannaggia, raga, quanto è inquietante questo gioco. Lo amo, ma è inquietante, è troppo inquietante. È per questo che ho visto un gameplay. Forse devo bruciarlo quest'albero. Alla prima, questo. La lanterna? Sì. Ok, questi, va bene. Dai. Damogli fuoco. No, raga, non si fanno queste cose. Potreste dare fuoco a una foresta. Non si dà fuoco alle foreste. L'albero sta bruciando. Avete sentito tipo quella cosa che stavano facendo una festa e hanno fatto partire tipo come si chiama? I fuochi d'artificio e hanno bruciato una foresta intera. Ecco, non siate così coglioni. Comunque, adesso possiamo passare. Aspettate, posso salvare un attimo? Scusate se salvo ogni 3 secondi, però sapete come sono fatta. E non voglio morire giovane come lei, a quanto pare. Ah, mi dà un altro punto di salvataggio. Che non è mai una cosa positiva. Aspettate. C'è uno specchio col riflesso di Mishiro. Guardaci dentro. 6 mesi fa, Mirror Lake. Ripensando, c'è stata una vita noiosa. Non direi che era completamente priva di divertimento, ma se mi chiedessero se mi piacerebbe rivivere la stessa vita un'altra volta, assolutamente rifiuterei, senza dubbio. Infatti, se devo dirlo, alla fine ho cominciato ad odiarla. Vorrei che la mia vita non fosse mai esistita, più o meno. Questa è la frase anche iniziale. Mirror Lake. Potrei almeno testare, diciamo, mettere alla prova quella voce. Mirror Lake, un lago in un parco desolato. C'è una vecchia voce che lo riguarda. Si dice che... Ehi, bel tempo, vero? Sto parlando a te, non c'è nessun altro qui, giusto? Chi saresti? Oh, solamente uno studente di passaggio, ma ho notato che tu stavi fissando il lago con uno sguardo vuoto. C'è sempre una possibilità, quindi pensavo di dovertelo dire. Beh, non è necessario, non voglio suicidarmi. Beh, è una cosa buona da sapere. Ma ci sono delle strane voci riguardo il Mirror Lake. Come se fosse un cancello fra il nostro mondo e l'oltretomba. Penso che... Anche io penso che sia così, diciamo. Riflette anche lo scenario naturale del parco come uno specchio. Beh, il Mirror Lake. Probabilmente stai pensando che parlo un sacco, vero? Vedi, io continuerò a parlarti per assicurarmi che non ti vengano strane idee. Ti ho detto che non voglio saltare. Beh, è una cosa buona. Oh, comunque, io mi chiamo Hayato Hinohara. Sono venuto a dipingere il parco oggi e non sto provando a flirtare. Perché mi hai detto il tuo nome? Stai flirtando? Ti ho detto che non lo sto facendo. Le presentazioni sono il primo passo per rompere le barriere, per rompere il ghiaccio. Quindi qual è il tuo nome? Non te lo voglio dire. È quello che immaginavo. Quindi sei venuto veramente a dipingere?
sei una che non si fida, eh? Pensavi che stessi portando questo cavalletto per mettermi in mostra? No. Beh, se tu sei qui per suicidarti, dovresti rimanere ancora un po'. Non ci penso, non penso nulla quando sto dipingendo, ma mi sento solo quando non c'è nessuno intorno a me. Ah, tutti gli oggetti che Michiro ha nel presente non ce l'ha nel passato, quindi non posso usarli, non posso usare il coltello, quindi. Oh sì. No, perché questi sono del passato, del presente. Hayato è concentrato sul dipinto e non sta guardando Michiro. Mi devo per forza suicidare. Sicuramente sarà doloroso, devo saltare comunque. Michiro si butta nel lago. Ok, abbiamo rotto un altro specchio. Michiro è rinvenuta, stando di nuovo di fronte allo specchio. Si sentiva ancora acqua del lago nel naso e i suoi vestiti non sono bagnati. Sì, ho incontrato Hayato al Mirror Lake quel giorno. Sto cominciando a ricordarmi un po' di più riguardo me stessa. Appena Michiro riottiene un pezzo dei suoi ricordi, si sente come se avesse perso qualcosa di importante. Ok, là c'è qualcosa. Ho preso una chiave di bronzo, quindi adesso possiamo aprire le porte di bronzo. Allora, io direi di concludere qui e di salvare per questo episodio. Fatemi sapere se questo gioco vi sta piacendo. Io spero veramente che vi piaccia perché non vedevo l'ora di portarlo e io lo adoro, come già avrete capito. Quindi lasciate un like, un commento se questo episodio vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!